si chiama sopa e abichera, ovvero zuppa del macellaio, ed è stata resuscitata dopo decenni di oblio ieri sera nella scuola alberghiera Massimo Albertini di Lancenigo di Villaorba, nella Marca Trevigiana. Presente il notaio, la ricetta è stata registrata dalla delegazione di Treviso dell'Accademia Italiana della Cucina ed è diventata dunque protetta. È un piatto ricavato da carni poverissime e quindi poco costose, cucinate in brodo di verdure, simile al veneziano sguazzetto alla bechera. Una zuppa che si consumava tra cagli e fondamenta e che comprendeva anche milza e polmoni, fegato e pomodoro. Adeguatamente addomesticato, potrebbe tornare ad avere fortuna in questi anni di crisi e spending review, per il costo, ma non per la laboriosità che richiede la preparazione. A Treviso fino agli anni 70 era un cibo da strada, si consumava nei mesi invernali perché ipocalorico ed era destinato soprattutto ai commercianti ed era conosciuto soltanto dentro le mura. Veniva servito nelle trattorie popolari e nelle case dei macellai, che per non buttare gli scarti commestibili preparavano questa sorta di ragù ipercalorico. Treviso era una città ricchissima di mercati e di macelli che venivano realizzati proprio nelle piazze, fino a che Venezia, appunto la Serenissima, per norme igieniche non ha allontanato le zone dei macelli dal centro città. I ragazzi della scuola alberghiera ce l'hanno messa tutta per preparare questo piatto con i resti del guanciale, del muscolo, dello scapino, seguendo le indicazioni degli accademici che hanno organizzato la cena ecumenica dell'associazione proprio nelle sale della scuola, contribuendo alla formazione degli allievi. Tra di loro tante ambizioni. Mi piacerebbe diventare capo ricevimento di un hotel, diciamo, molto importante. Di certo, hotel a 5 stelle, crociera. Quello che viene di maggior livello lo accogliamo volentieri. Conoscete le lingue? Conosciamo le lingue, certo, studiamo due lingue a scuola, oltre all'italiano.